Madonna che intro. Allora, ciao ragazzi, anzi ciao ragazzo o ciao ragazza, visto che ho un solo... Penso che ci sia una sola persona che mi segue. Ho deciso di iniziare Final Fantasy VI. C'è scritto 3 perché questa è la versione americana patchata ITA. La versione Super Nintendo. Non l'ho mai giocato, quindi probabilmente... Potrebbero esserci delle cose che alla prima partita non capisco, però vediamo come va, dai. Spero di non stancarmi perché un po' l'effetto nostalgia lo sento, quindi potrebbe prendermi bene e potrei fare tante ore di seguito. Ma mi sa che è già partito. Tempo fa la guerra dei magi ridusse il mondo a una landa desolata e la magia cessò di esistere. Mille anni dopo, ferropolvere a sparo e macchine a vapore sono stati riscoperti e la tecnologia domina. Yeah. Che bella grafica, si devo ammettere, un po' mi manca. C'è chi desidera dominare il mondo risvegliando la forza distruttiva conosciuta come magia. Che sarà Kefka, immagino, perché qui di sto gioco conosco praticamente solo Kefka e Terra. Possibile che queste persone ripetano lo stesso mortale errore, porca troia? No, porca troia non c'è scritto. L'inizio me lo ricordo perché... Cioè l'inizio, solo questa scena qui, più o meno me la ricordo perché l'ho giocato tanti... Ho provato a cominciarlo tanti anni fa. Non mi ricordo che succedeva però. Ricordo solo questo... Ecco la città. Incredibile sia stato trovato un Jesper intatto mille anni dopo la guerra. Ok, Jesper sono le summon, le vocazioni. Pensi sia ancora vivo? Probabile dall'urgenza dei nostri ordini. Ok, quindi andiamo a cercare di recuperare l'Esper. Questa donna, questa maga, perché è qui? Ok, dovrebbe essere terra questa. Sentivo ucciso 50 dei nostri esoscheletri in meno di 3 minuti. Perché sto con loro se ho ucciso? Calma la corona e sfiorire indosso la priva di ogni volontà. Seguirà gli ordini. Ok, quindi io non sto dalla loro parte in realtà, ma sono... Cioè, riusciamo da est muoversi. Sto con loro solo perché mi controllano il cervello. E si va. Ah, che belle le musiche però. Lo dico subito, a me Final Fantasy 15 mi è piaciuto tantissimo, però ammetto che l'atmosfera dei vecchi Final Fantasy ha il suo perché, ha il suo fascino. Anche il fatto di vederlo così, di doverlo un po' immaginare. Forse posso anche skippare, ma lascio andare un altro po' così ci godiamo la musica. Inizia a vedere qualche luce lì in fondo. Allora lascio che ci arrivino da soli. Resto già uscito nel 94, io nel 94 avevo solo 10 anni, non avevo il Super Nintendo, quindi ho iniziato a giocare Final Fantasy dal settimo capitolo. Diciamo anche che
diciamolo, l'inizio del 7 comunque ha un impatto decisamente superiore a questo, poi magari questo si rivelerà anche più bello, perché molti preferiscono il sesto al settimo. Eccoci qui arrivati in città. Né andrà avanti, non ha senso rischiare. Andiamo, certo, faccio da cavia. Provo a tornare indietro, c'è qualcosa di qua. No, non c'è un cazzo. L'espero è qui dentro, andiamo. Ok, devo andare avanti. Allora, io di Final Fantasy 6 voglio godermi principalmente la storia, quindi lo dico subito. Se troverò dei punti in cui ho difficoltà perché devo expare ore, butto dentro qualche trucco, tipo HP infiniti e vaffanculo, eh. Non so che altri tipi di trucchi ci sono, però diciamo un trucco che non mi fa perdere tempo ad expare. Presi un po' sui maiali addirittura. Vabbè, mi prendo un po' il culo. Contro uno un po' magite, quindi minchia, fanno male, ho 70 HP e ho fatto 400. Sti robottoni sono particolarmente potenti o sono così potente io? Le case non ci posso andare, eh? No. Magitech imperiali. Magitech sempre cattivi, so perché. Allora, c'ho Fire, Ice, Heal, Bolt. Proviamo un Bolt. Curo subito così tengo al massimo. Ah, qua c'è tante cose, sperimentiamo un po'. Minchia quanto cura pure. Poi non consumo nemmeno HP perché credo che siano. Ah, lo svampa proprio. Non consumo nemmeno MP perché credo che gli attacchi partano direttamente da questi robottoni. Per la libertà di nascere. Mi spiace ammazzarvi, però sono controllato. Allora, curiamo tutti perché hanno livellato, quindi magari. Anzi, uno lo faccio fuori. Quindi magari più HP di quelli manca da curare lei. No, mi sa che era l'altro forse. Ammazziamoli. La cosa è che non mi fa vedere gli HP massimi sto stronzo. Chiedo al Lord di illuminarmi se c'è un modo in battaglia di vederli. Non vedo né gli HP massimi né gli MP. Sarebbe comodo vedere, se no non so nemmeno se devo curarmi, non c'è una barra, non c'è un cazzo. Però adesso è abituato troppo bene con i giochi moderni, non cazzo. Ah, dovevo curarmi, vaffanculo, vabbè. Al prossimo combattimento. Troppo potente queste cose, però mo mi fanno fare lo sborone questi robottoni, poi sicuro me li tolgono e mi rompono il culo. Cazzo, non posso andare da nessuna parte, però sì che sto giocando da computer, fa un po' strano anche giocare col computer perché non ci gioco mai. Sono meno i tasti, se sto premendo quelli giusti. Adesso sono in trappola, ma mi rompo il culo pure se mi attacca da tutti e due i lati. Allora direi ne ammazziamo due, poi ci curiamo e poi andiamo avanti.
iniziamo a curarci. Allora, curo terra, che per il momento ancora non si sa come si chiama. Curo quello c'è in mezzo. E curo. Curo quello sopra e attacco. Ma salgo di livello abbastanza in fretta ora. Vediamo se riesco a vedermi, no? Eccolo. Ah, livello 3, sono partito proprio da livello 1. Teotonico. Come cazzo si torna a avere potere? Asperso, non c'ho niente. Oggi c'ho cura e fuoco. Ok. Per il momento ancora niente. Equip. Vabbè, quello lo spiegheranno andando avanti, inutile starci a perdere tempo adesso. Battaglia attiva, aspetta, luce battaglia, lasciamo così, lasciamo robe standard, va? Ok, quindi mi sto infiltrando, controllato dal nemico, questo paesino dove dovrebbe essere stato trovato un Esper. Sentiamo le miniere. Okay, sarà nella miniera. Come al solito facciamone fuori due. Poi ci curiamo. Mi sto messo veramente bene. Piacere seguire i combattimenti, questi combattimenti del cazzo soprattutto. Io li skipperei assolutamente, vorrei dirlo, ma però anche giocarlo senza i combattimenti forse non sarebbe un granché. L'Esper stato trovato in un nuovo pozzo, potrebbe essere questo. Andiamo. Ah, qui sono proprio combattimenti casuali. Dritto al tanto, bene. Fire. Vai, a cannone. Non so se ci possono domani. Che divertimento. Ho tre volte attacca e poi guardo lo schermo che carica la barra che attacca. Ma è sicuramente meglio di Final Fantasy 15, sicuramente. Che merda, combattimenti a turni. Stanno usciti a voce. No, non so, direi che lo so come funziona. E salviamo anche. So che ci sono i salvati. Sono i salvataggi dell'emulatore anche, però magari se non c'è particolarmente necessità uso quelli del gioco. Che è scomodo giocare a PC, cazzo, con la tastiera, poi mi occuperò io. E farla saltare. Ah no, c'è cioè andavo proprio di capoccia. Chi è?
con non assecondati. Cazzo è questo? Non avrete mai l'espere. Allora sta qua, adesso è un coglione, me lo dici pure. Prendimi. Oh, questa è tosta, è cambiata la musica. Ricorda il nostro rapporto. Cioè, hai sentito quel mostro che mangia i funghi. Ok. Conserva energia nel guscio. Beh, se mi dici tutto. Fai qualunque cosa, ma non attaccare il guscio. Allora attacco il guscio, no scherzo, questo è il guscio, questa è la lumaca. Cazzo, mi ha pure questo. Aspetta, fammi provare. Questo lo svampava, non penso che fosse un nostro missile. Che cazzo, non mi fate nemmeno gli HP, vaffanculo. Interfaccia grafica molto da rivedere. Gru. Quindi me lo posso attaccare sul guscio. Sì, col cazzo. Puro tanto. Sta tornando. Te sfono. È un missile che gli ha fatto tanto male. Scoppialo. Oh, pezzo di merda. No, cazzo, ho già fatto attacca. Iniziamo a curarci. Cazzo, avevo fatto 10 minuti fa. Stanno messi abbastanza bene, però tanto abbastanza fa un cazzo. Se torna pure, dai. Ci mettiamo. Eccolo. Missile. Pezzo di merda. È morto? Ah, escargot. È tanta esperienza. No, mi ha dato un cazzo, solo la pozione. Ma vaffanculo, va. Ci sono arrivato? Non so se ci devo combattere contro tipo i Guardian Force dell'8. Esper congelato. Cosa succede? Cazzo, ci devo combattere contro. Cosa succede? In effetti, quindi la creatura congelata emette una strana luce. Da dove viene tutta questa luce? Cazzo, ha svampato così. Dove sei? Che cosa sta succedendo? Ha svampato pure lui. Cazzo, mi ha attaccato o l'ho preso? Cazzo sto.
E le ho solo tolto la corona, ah, meno male me l'ha tolta. Testa, eh sì. Un po' rincoglionita. Questa corona di schiavitù, con questa eri sotto il loro controllo. Non ricordo nulla. Non preoccupate, ricorderei tutto col tempo. Quindi anche questo è un protagonista smemorato. Misteriosa ragazza controllata dall'impero e con il dono della magia. E che non ricorda un cazzo. Terra, lasciamo i nomi originali. Chiamo Terra. Nessuno si è mai ripreso così velocemente. Vabbè, sono soldier di prima classe. Ah no. Cazzo, già me l'hanno trovato. La ragazza del Magitek Imperiale. Ecco, recuperiamo subito il Magitek Imperiale, va? Ufficiale dell'impero, ecco il cazzo. Farti scappare qui, non c'è tempo per spiegazioni. Ma sa che posso. Sa che sta succedendo questo? Sì, il buono. Mamma mia, sta tastiera. Posso uscire da qua? No, eh. Qua c'è qualcosa? Faccio un pisolino, no. Vabbè, la ringrazio, signor vecchio. Ah, signor anziano. Attraverso i minieri io li terrò occupati. Ok. Qua ci posso andare? Lassù, mi cago in testa. Riesco a capire se, cioè, non so se mi indica le altre porte dove posso andare o se. Ah, vediamo, così non ho mai combattuto. Cazzo, 31. Sono da 300 a 31. Fa pure abbastanza male. E manco lo ammazzo, porca troia. Ho abituato troppo bene. Tac, 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 tac. Bravissimo. Salvataggio? Sì. Salviamo. E non si sa mai. Cazzo, solo tre. Vabbè, poi sfrutto i punti di salvataggio dell'emulatore, però magari salvo solo quando c'è il punto di salvataggio vero e proprio. Cazzo, non ho fatto in tempo ad aprirlo o. C'erano sti mostri dentro. Che avesse un panno tanto male. Sale di livello. Che finisce. Dovrebbe essere per resuscitare, no? Vaffanculo, già mi hanno rotto il cazzo sti combattimenti casuali. Questi fanno male, cazzo, però. No, magari sono salito di livello, lo faccio fuori con un colpo solo, però rischio qua. Col cazzo. Ah, invece sì. Però inizio. Sta messo un po' male, c'ho. C'ho il cura, quindi potrei curarmi. 48, vabbè, aspettiamo di prendere altri due schiaffi. Sembrerebbe che ci sia qualcosa, invece non c'è niente.
E vaffanculo un'altra volta. Cacci vostri. Dai, diciamo sotto i 30 mi curo, dai. Vediamo se riesco a segarlo. Se di no. Invece sì. Ah, quanto cazzo ci avrà questo 35? Ricorda qualcosa. Tipo mia dolce piccola maghetta. Con questa corona di schiavitù sei mia. E già ci fanno vedere Kefka. Ho ammazzato parecchia gente mentre avevo quella corona. Stallo. Siamo all'alba di una nuova era. Nei giorni a venire saremo testimoni della rinascita della magia. Il nostro destino è solo. È scritto di prendere questa mistica forza e rivendicarla come nostra. Capiamo perché si ottiene in qualche modo la magia. Che il nostro nuovo potere nulla ci potrà fermare. Vorrà lunga vita all'imperatore che è stato. Cioè stato. Di solito l'imperatore fa una brutta fine comunque. Kefka prenderà sicuramente il potere. Questo chi cazzo è? Frenato, Abramo, come vanno i tuoi furti e saccheggi? Questo mi sa sarà uno di noi, eh? Cercatore dei tesori sempre in viaggio per il mondo alla ricerca di resti del passato. Oh, Locke! Sì, pure Locke lo conosco, però non so esattamente chi fosse. Sono un cercatore di tesori. Faccio pezze, c'è un'enorme differenza. Sì, insomma, sei un ladro, dai. Comunque, sei tu quello che mi stava cercando? Sì, vorrei farti conoscere una ragazza. Sì, è proprio lei. Se parliamo di truppe imperiali la stanno inseguendo. Questa città non è terra di conquista per l'impero. Potremmo restare indipendenti solo se ci uniremo con i partigiani, un movimento clandestino. Ok. Dai, vado a salvare. Vai, Locke! Parla con il re. Addirittura. Strano che non sia Repubblica contro Impero, salta un re contro Impero. Entrare
trappola un cazzo, adesso ti rompo il culo. Cazzo, sono tanti però. Meraviglioso, ce n'è un intero gruppo, eh. Ti piace? Coppo. Sammo pure? Sì. Volete forse aiutarmi? Non sarebbe male un aiuto, in effetti. Coppo. Usaci per salvare terra dalle guardie. Combattere usando tre gruppi diversi. Premi Y per cambiare gruppo. Che quale cazzo è Y? Sconfiggere le guardie prima che raggiungano terra. Quanti erano? A questi si combatte in quattro qua. Attacca, vediamo intanto che sono scadere questo famato. Questo mi crepa con sta cazzo di tempesta. Funzione. Ma non li posso curare tutti però. Dopo mi devo curare per forza da questa però. Già mi spara tempesta. Perché non mi dà gli altri moguri? Che non c'ho abbastanza cose qua sempre. Solo tre. Look. E un moguri, gli altri due li lascio crepare. Dai, salviamo in alto. Tonico che fa? 50. Che cazzo so? Solo tempesta che mi rompe i coglioni, il resto. Furto, no, cazzo, devo fare una prova di furto perché adesso non riesco più a farla. Se no ho due attacchi soli mi sa che non lo ammazzo. Perché due attacchi va tutto? Che palle! Mi salutano pure gli altri due muguri, eh. Cioè, non ce la faccio. Sopravviviamo a questa tempesta e che poi è finita. Perfetto. Spero che è finita perché sennò come ammazza. Scappa, questo sta da solo ormai. Porca troia, invece no. Fatto una cazzata. Fatto una cazzata, cazzo.
Cazzo. Ah no, c'ho gli altri. Cazzo. Non riesco a passare, ragazzi. Vado con tutti i muri. Non ho mica capito come cazzo funziona qua. Ah, ma affanculo, era una cosa tattica. Devo semplicemente posizionare e aspettare che arrivano loro. Chiedo scusa, non avevo capito. Attacco alle spalle. Eccoci qua. Certo, sta da stira, non ci capisco un cazzo. Vediamo se riesco. Punto devo risparmiare pure le pozioni, porca troia. Vede se crepa questo però, solo questi muri. Fa tanto male. Sì, dai. Siamo puri, sono debitore. Scappa, 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 scappa. No, tiri senza sapere. Vedevo io che c'era qualcosa là, eh. Ripresi. Mi sono andato. Direganza Renewables. Non ricordo nulla, passato o presente. Un'altra volta. Non mi ha detto che guarirò. Sazio ormai la mia parola. Non ti lascerò finché non ti sarà tornata la memoria. Potrebbe tornare a scendere, non dimenticare, se me lo dice così. Oh, vecchio, me ne vado così senza salutare. Salutiamo almeno. Ah no, non è il vecchio. Questa è una scuola del principe, risponderò alle tue domande sul mondo. Ah. Sì. Ok, direi che salviamo. Ok, direi che salviamo e ci fermiamo qui per il momento. Avevo un altro slot, quindi posso usare quello del gioco. Non c'è sta cazzo tastiera. Salva. Siamo fatti una mezz'oretta. Dai, bello, per adesso non è successo niente, però bello, dai, bello, 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 bello. Porterò sicuramente avanti finché non inizieranno i combattimenti casuali a raffica e mi romperanno i coglioni, ma a quel punto userò il trucco, li toglierò e
e andrò avanti ugualmente. Ci salutiamo qui. Ciao ciao.